Hai un dominio su un altro provider con installato WordPress e vuoi trasferirlo in Aruba? Pensi che spostare manualmente i contenuti nel tuo nuovo spazio web sia difficile e noioso? Nessun problema! Vai su hosting.aruba.it e trasferisci il dominio. Scegli Hosting WordPress gestito o Hosting WooCommerce gestito. In fase di ordine scegli l'opzione «Voglio preconfigurare i miei servizi» e poi crea lo spazio dove migrare il mio sito WordPress. In questo modo Aruba ti consentirà in pochi clic di fare una migrazione. Il plugin di Aruba si occuperà di copiare i file del sito dal vecchio hosting al nuovo, importare il contenuto del tuo database e modificare le impostazioni del sito WordPress per farle corrispondere al nuovo dominio. Un sistema comodo e semplice che ti guida in ogni passaggio. Prima assicurati però che l'installazione da migrare rispetti i requisiti indicati nella versione testuale di questa guida, che il WordPress sia aggiornato all'ultima versione e che non ci siano errori di visualizzazione. Quando sarai avvisato via email dell'attivazione del dominio, accedi al pannello admin.aruba.it. Clicca a sinistra sul nome del tuo servizio, in questo esempio Hosting WordPress gestito, e poi Migrazione WordPress. Genera il token cliccando l'apposito pulsante e copialo per usarlo poi in WordPress. Ora accedi alla dashboard del WordPress installato sul vecchio provider. Vai su Plugin, aggiungi nuovo plugin, carica file, cercalo in locale e poi installalo. Una volta installato, vai su Aruba WordPress Migration Tool nel menu di sinistra. Clicca Migrazione WordPress e inserisci il token che hai copiato dal pannello di controllo nel campo Token Migrazione. Clicca Continua. Il sistema controlla che sia tutto ok e che il sito sia aggiornato. Per maggiori dettagli sul funzionamento del plugin, le scelte in fase di installazione, la gestione di eventuali errori, ti rimando alla videoguida dedicata. Per proseguire, clicca sempre su Continua. Qui puoi scegliere quali files, oltre a quelli necessari a WordPress, vuoi migrare. A questo punto puoi scegliere se mettere il sito sul vecchio provider in manutenzione durante la migrazione. Questo strumento è utile per non generare post, commenti, acquisti o qualunque altra azione successiva alla copia dei file che saranno migrati. Questa fase e quella successiva sono le più lunghe e in base alla quantità di dati presenti nell'installazione possono richiedere diversi minuti. Durante la copia e il trasferimento dei file devi mantenere aperta la finestra del browser. Quando il plugin ti conferma che il sito è stato migrato, non ti resta che tornare su admin.aruba.it, sempre nella sezione di prima. Troverai Migrato nello stato Migrazione. Da questa pagina puoi controllare il tuo sito dal link provvisorio e accedere all'admin del WordPress migrato. Se tutto è ok, sei pronto per la pubblicazione. Pubblicare significa modificare i DNS in modo automatico, in modo che non puntino più al provider precedente, come avviene durante la preconfigurazione, ma al nuovo spazio di Hosting Aruba dove hai migrato WordPress. Per farlo, clicca su Trasferimento dominio e poi sul pulsante Pubblica. Dopo circa un'ora potrai vedere e gestire il tuo sito WordPress da Aruba.